è stata presentata Minair BioRecovery, una rivoluzionaria bioplastica messa a punto da Bion, compagnia che opera nel settore delle moderne biotecnologie applicate ai materiali di uso comune, in collaborazione con l'Istituto per l'Ambiente Marino Costiero di Messina, centro di eccellenza mondiale nell'oceanografia. Si tratta di un brevetto senza precedenti, che ha richiesto un lavoro di 2 anni, ma che ora è già disponibile in licenza sul mercato. Minair BioRecovery è una soluzione che si basa su micropolveri realizzate con la rivoluzionaria bioplastica di Bion, che è ottenuta da fonti vegetali rinnovabili, è completamente ecosostenibile e biodegradabile al 100%. Le particelle di queste micropolveri, gettate nel mare inquinato, formano una struttura porosa adatta ad ospitare una serie di batteri, presenti naturalmente in ambiente marino, che si nutrono della bioplastica, si moltiplicano e si rafforzano fino ad attaccare il petrolio. I processi biodegradativi si attivano in circa 5 giorni e la frazione degradabile degli idrocarburi, ad esempio il petrolio, viene eliminata in circa 20 giorni. Alla fine del processo, le micropolveri non rilasciano alcun residuo in mare, a differenza di molte soluzioni applicate fino ad ora. Dopo gli esperimenti in Sicilia, che hanno dato ottimi risultati, sono cominciati ulteriori test nei mari di tutto il mondo. La nuova tecnologia si potrà applicare non solo in caso di eventi disastrosi, ma anche nella manutenzione ordinaria di porti, raffinerie e petroliere.